Siamo con il sindaco di Sava, l'avvocato Iaia. Beh, oggi è la festa di Sava, ma io dico è la festa della provincia ionica e non solo. Sava che mette in mostra la sua storia, le sue tradizioni, la sua gastronomia, il suo patrimonio enologico. Tanto spazio alle associazioni, al volontariato, ed è davvero bello vedere questa azione coesa, sinergica tra cittadinanza attiva ed amministrazione. Sì, hai inquadrato perfettamente il ragionamento che noi abbiamo fatto. Questo tipo di manifestazioni, questi eventi così importanti richiedono una grande collaborazione vera, sincera, tra l'amministrazione, le forze dell'ordine che danno sempre una grande mano e garantiscono la nostra sicurezza, le tante associazioni del territorio che devono avere un riscontro. Senza le associazioni queste manifestazioni non si possono fare e anche le imprese con le loro sponsorizzazioni ci danno una mano. Quindi tutta questa sinergia porta a questi risultati e vedere diverse migliaia di persone questa sera che conoscono Sava in vetrina, conoscono anche momenti culturali importanti del nostro paese, ricordo i presepi per esempio che sono aperti e sono visitabili gratuitamente, o i due splendidi musei che noi abbiamo nel nostro territorio, il Museo dell'Olio, il Museo di Storia Naturale e Missionario Cinese, anch'esso visitabile, le tante cantine che danno la possibilità di degustare il nostro primitivo, gli oleifici, quindi davvero tanto da vedere, tanto da mettere in mostra. Noi siamo stanchi ma davvero tanto soddisfatti. È il momento musicale con tanta buona musica italiana. Sì, tanta buona musica italiana con la grande orchestra italiana del maestro Simone Mezzapesa e poi il grande cantautore italiano Don Baghi, uno dei più grandi cantautori della storia. E siamo contenti che Aldo abbia accettato il nostro invito, che Don Baghi abbia accettato il nostro invito e devo dire che la sua presenza ha attratto a Sava tanti amici provenienti da tutte le province della Puglia. Don Baghi, la musica è universale, questa sera una grande serata, una grande partecipazione popolare, il piacere di fare cultura, musica in un momento difficile che viviamo, che vive la terra ionica, ma queste sono le occasioni per crescere, per stare insieme. Me lo auguro, io posso dare e offrire soltanto quello che ho dato e offerto stasera, canzoni, un po' di racconti, di storia, di musica e non solo, e quindi cultura anche attraverso i libri, certamente, quindi mi auguro e spero di poter tornare presto nuovamente qui. Qual è il suo segreto di essere un evergreen, una musica eterna, universale, che prende giovani e meno giovani? Il segreto è quello di rispettarsi, rispettare se stessi prima di tutto e quindi rispettando se stessi rispettare gli altri. Questo è l'unico segreto che conosco. Complimenti.